oggigiorno questa porta l'apriamo, ma possiamo anche essere degli anziani che apriamo non solo più alla persona che ci dice di essere il tecnico della televisione, ma non lo è. E quindi bisogna fare attenzione a delle fasce, alle fasce deboli che non sono appunto solo i bambini, a volte sono anche adulti, a volte sono appunto gli anziani, ma non per forza solo gli anziani. Quindi secondo me effettivamente abbiamo diverse modalità di intervento, sì, ma diversi, chiamiamoli, pericoli, insomma sono un po' delle situazioni che possono capitarci e che possono crearci, diciamo, non solo dei disagi ma dei problemi. Per cui quello che consiglio è cercare di, appunto, come dicevo prima, ascoltare e ragionare nel mondo così multimediale di oggi. Per quello adesso pensavo agli anziani, ma ci sono certi aspetti che non conoscono, giustamente non se ne occupano neppure. Però è più facile per loro, ad esempio, incorrere in truffe proprio da, diciamo, ignoranza dell'aspetto online, dell'aspetto virtuale. Ed è un'ignoranza normale, perché, per carità, ci sono anche anziani che hanno appunto utilizzano questi strumenti, queste piattaforme, queste chat, piuttosto che il Facebook del momento. Come chi non lo fa, però chi non lo fa deve fare un po' più attenzione, perché non abbiamo più la persona che ci citofona e vuole salire a vendere l'enciclopedia, ma abbiamo, insomma, c'è più astuzia anche in questo senso.